questa giornata. Oggi siamo a Castel Tu, andiamo su 200 metri, 5 minuti ci siamo. Ecco quello là in alto. Ok, ci vediamo dopo. Questo è il percorso che si fa dal parcheggio a piedi, sempre solite salite. Queste sono le mura del Castel Tu. Ecco, giornata bella, limpida, freschetta. A mio riguardo, Luisa dice di no, comunque sta bene, dai. Ok, adesso sto aspettando Luisa che arrivi. Andiamo a vedere un po'. Mi porto con me. Allora, questo è il panorama che si vede, c'è una chiesetta, il paese là in fondo a valle. Ah, questo è il sole. Bene. Un torrione. Ok. Si vede tutta la valata. Andiamo su. Ancora chiuso il castello per le 10. Noi siamo venuti su presto perché c'è un piccolo parcheggio a pagamento, ma c'è un piccolo parcheggio. Ecco, là si vedono le stanze del primo piano, al secondo, terzo. Diciamo che è una residenza nobile, un castello, una residenza nobile, con gli arredi tutto ancora dell'epoca, quindi è bello per questo, insomma. Dopo la storia adesso non la so, quest'altro, però appartiene a una famiglia, o appartiene a una famiglia, una signoria del posto. L'entrata secondaria e si vede all'interno. Ok, torniamo all'entrata principale. Perché stiamo siamo con gli entrati, il giardino all'esterno. Abbiamo aperto anche qui la torre, quello di sotto del piano. Questo è un altro cortile. Ok, ci vediamo. Siamo ancora le scale. Io credo che sia il massiccio del Brenta, qui in fondo. Una bella veduta della Madonna.
Aspetta, vediamo se vuole vedere la vallata. Ovviamente i castelli facevano nelle cime dei monti per difesa, come sapete già. Guarda, è proprio un bel castello. Stiamo entrando nel castello. Che sono in questa provincia, perché questa è l'interno della corte, sono tre piani da visitare, bellissimo. Ovviamente c'è sempre il posto.
in San Giorgio. Questo lo chiamano Tinello. La sala da pranzo. Questa è la cucina nuova. No, nel senso che non è della nostra epoca, ma l'ultima questa sia stata. Si può girare, sì. Thank you.
Per nobiltà, quindi per riscaldarli c'era tanta legna ed era costoso. Sì, perché i castelli alla fine erano freddi e umidi, niente che non si stava bene in estate, ok, in inverno. Oggi non esistono più.
lusso. Terzo piano, intanto nelle scale c'è una finestra che sta andando un po' il paesaggio. Siamo al terzo piano, quando ci sono tappeti, quindi si può camminare dappertutto. Un'altra stella. 13. Thank you.
qui a vinto il grande Francesco Paretti, giusto? Il comandante del convento che sta andando fu il vescovo di Monaco, con il tuo e se non c'è un po' vasetto della notte, la sera. Da uomo o donna? No, non fa questo. Vado a domandarglielo. Non devi entrare, non sono io, troppo sono sempre. Sono punti di deputati. Thank you.
anche la stufa meccanica. Vediamo se c'è un numero qua. No, non c'è più. C'è più niente, non so. Dopo se uno di notte di alzarsi facciamo un casino, non lo so. Questa no, l'ho visto. No. No. Mi sa che il nostro albergo ci manderanno via. Hai fatto tanti danni finora. Facendo un giro esterno. Hai visto Luisa? Hai giardini meridionali? Vuoi andare a vedere sotto? Ah, torna io? Come sempre, vero? Sì, io ti aspetto l'alba, c'è la panchina verso i bagni. Va bene, va bene. Ecco, sto andando ai giardini meridionali, sono dentro proprio. Ovviamente Luisa mi ha mandato io per me. Perché fa fatica lei, allora vado io, eh. Ma tu mi hai scavato una roccia? L'immagine, ma col sole che c'è non riesco a inquadrare, dentro non vedo, quindi devo andare un po' a occhio nell'immagine. Adesso ritorno su e vado a trovare Luisa. Ecco, entrati sotto il castello. Questo è un attore che fa angolo della biblioteca, c'è scritto. E stiamo andando verso l'uscita. Anche vedete quelli del sedi giardino ero io prima, che c'è tipo golfo, ho detto, tutto qua così, ecco. Si conclude qui la nostra vista, il castello attorno, ai posti.